Siamo alla sessione Autosub con il presidente professor Paolo Marcolin, presidente dell'Autosub, appunto, che ha illustrato nella parte didattica tutte le caratteristiche dell'ipoacusia improvvisa, non soltanto barotraumatica. Quali sono i contenuti emersi da questa sessione? Allora, di novità assoluta c'è questo gruppo salernitano che con Luigi Capuano, che ha documentato la possibilità di un'ipoacusia improvvisa in soggetti giovani dove non è ipotizzabile un problema vascolare con la presenza di un forame orale pervio a livello cardiaco, cosa che si verifica anche spontaneamente. Difatti, se ricordiamo molto precisamente un incidente che è successo ad Antonio Cassano, il quale in aereo, compensando la manovra di Valsalva, ha avuto un ictus cerebrale. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che si vengono a verificare, per la pressione che si esercita facendo una manovra di Valsalva, uno spostamento di aria dal ventricolo destro al ventricolo sinistro, e quindi ci può essere una cosa. Questa è un'evidenza assoluta, perché la statistica era abbastanza interessante. Il resto è un revival di tutte quelle che sono le situazioni. Bellissima la relazione di Elio Cunzolo con i reperti storici, con situazioni veramente molto belle. E bellissima anche l'immagine dell'arteria uditiva interna, in cui l'arteria uditiva interna ha un trasporto talmente limitato che si vede addirittura globulo rosso per globulo rosso. Quindi diciamo veramente molto molto belli, i relatori sono stati perfetti da questo punto di vista. Ecco, in una parte di questi contributi si è parlato addirittura dell'alternativa tra la terapia dell'ipoacusia improvvisa e anche l'osservazione alternativa alla terapia. Quali sono i consigli che vi sentite di dare ai colleghi? C'è un problema medico legale di fondo. Il problema è chi non fa un trattamento iperbarico e ha una patologia che non recupera, sicuramente avrà delle difficoltà, quindi sarebbe il caso di fare un trattamento iperbarico anche nei soggetti estensivamente. C'è uno studio doppio cieco fatto dal gruppo di Mimmo Cuda su soggetti trattati e soggetti non trattati, ma c'è il problema di chi non si tratta rispetto a chi si tratta, quindi c'è un problema di tipo morale da questo punto di vista. Quindi sarebbe auspicabile fare il più presto possibile un trattamento, soprattutto nelle 72 ore, e verificare qual è la risposta. La risposta con terapia medica può essere efficace, fermarsi qui. Se invece non c'è una risposta, non c'è nulla del genere, allora è il caso di fare un trattamento iperbarico. Ecco, una breve battuta sul fatto che lei ha proposto di recente un protocollo per la gestione dei barotraumi. Sì, certo. Proponendo anche di allargare agli istruttori subacquei anche le tecniche. Sicuramente, chi riesce a documentare la patologia sono gli istruttori subacquei, che vedono il subacqueo esce dall'acqua con una patologia in cui magari non c'è un dolore all'orecchio, ma c'è una manifestazione tipo vertiginoso o con ronzio all'orecchio, che attraverso la valutazione otoscopica, che si vede che non c'è una patologia, e attraverso l'uso di un diapason con una manovra di Weber, di localizzare all'orecchio migliore, là dove se c'era una patologia del barotrauma all'orecchio medio sarebbe stata dall'altra parte, con un urgente bisogno di fare un trattamento iperbarico cortisonico e quindi la verifica di questo. Grazie, professor Marcolin.